Perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano né filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai di più per voi? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Una lunga avventura umana e spirituale, nel segno della provvidenza, attraversa l'Ottocento friulano e offre alla Chiesa del terzo millennio la figura di un santo che si fece povero per i poveri, per gli ultimi e per i diseredati. Fili sottili e di un mistero soprannaturale legano la sua esistenza a quella di un'umanità sofferente ed intrecciano la vita di padre Luigi Scrosoppi a quella di altre creature di Dio nel dolore. Un dolore che attraversa il tempo e in lui, oggi come allora, trova conforto e compone nelle tante sofferenze risanate, nelle inspiegabili guarigioni fisiche e morali compiute, il mosaico di una santità vissuta in un quotidiano lavoro a servizio degli altri. Nascosta e semplice, la sua vita ne dà testimonianza. Una vita che inizia tanto tempo fa, in una piccola città nel nord-est d'Italia. Un microcosmo, quella Udine ancora circondata dalla cinta medievale delle mura, che vive il declino di Venezia e l'ascesa di Napoleone, gli anni di guerra tra francesi ed austriaci, le vittorie e le sconfitte, la povertà, le carestie, la fame. Una situazione drammatica, in una terra di passaggio per gli eserciti in armi, in un periodo in cui l'Europa intera vive l'avventura del Bonaparte, il suo sogno imperiale e la sua fine in una lontana isola dell'Atlantico, con la restaurazione di un ordine antico che per Udine e l'intera regione significherà l'appartenenza ai possedimenti degli Asburgo di Casa d'Austria. È in quella Udine ottocentesca, dove residenze signorili e monasteri, povere case, rogge e piazze di mercato convivono con campi coltivati, grandi orti, stalle e fienili, che il 4 agosto 1804 nasce Aloisio Domenico Scrosoppi, nelle case della parrocchia del Redentore. Solide sono le radici cristiane della famiglia. Il padre, Domenico, fervente iscritto alla Compagnia del Crocifisso, antica confraternita di origine cinquecentesca, è orafo con bottega al portico di Piazza delle Erbe. Nella sua vita, che si dipana tra lavoro e impegno di fede, entra all'inizio del secolo Antonia Lazzarini, udinese anch'essa, vedova del nobile Francesco Filaferro, con un figlio quattordicenne, Carlo. Ospite di una sorella, era da poco tornata in città da Klagenfurt, dove la famiglia aveva cercato rifugio davanti all'avanzata vittoriosa delle truppe francesi dopo la battaglia del Tagliamento e dove il marito, a soli 47 anni, era morto. Nella casa di via Canciani che li accoglie, abitano anche gli Scrosoppi. Sensibile alla sofferenza del prossimo, Antonia si dedica all'assistenza dei malati e dei tanti che vivono un'esistenza scandita dalla miseria. Conosce Domenico,
e nel 1802 accetta di sposarlo. Da quel matrimonio nascono due figli, Giovanni Battista e Luigi. Entrambi sceglieranno una vita dedicata al sacerdozio. Una scelta precisa, su una strada limpida e chiara, già tracciata dal primo figlio di Antonia, Carlo, entrato nell'oratorio di San Filippo Neri. Centro di grande richiamo spirituale, l'oratorio, sede della Congregazione dei Filippini, vedeva vivere entro le sue mura e nella chiesa di Santa Maria Maddalena un gruppo di sacerdoti e di confratelli laici che facevano vita comune, devolvendo le rendite dei beni posseduti alle opere di carità. In un secolo di forti contrasti, grandi ideali e accese lotte politiche, in una società complessa e difficile, dove lo sfarzo di nobili famiglie e di borghesi ricchezze sfioravano, spesso senza incontrarle, grandi e antiche povertà, l'impegno dei Filippini e di Carlo, ordinato sacerdote nel 1809, si scontra con una politica verso il clero fatta di confische di beni e soppressione di ordini religiosi, che non risparmiano nemmeno l'oratorio. E intanto la città cambia. La Commissione d'Ornato, istituita da Napoleone e mantenuta in epoca austriaca, lavora sull'assetto urbano. Nascono progetti di nuove costruzioni, si interviene sulle facciate di case e palazzi, si allargano vicoli e strade. Ma è proprio su quelle strade, così armoniosamente disegnate, che si affollano schiere sempre più numerose di poveri e mendicanti, che le mura della città, nuovo sistema di difesa, stavolta al pubblico decoro, cercano di arginare. Dal 1813 al 1817 la carestia, la fame, le malattie battono l'intero Friuli. Le annate agricole sono disastrose. In montagna non maturano nemmeno i cereali minuti, il sorgo rosso, il saraceno, la segara. E una umanità dolente inizia a fuggire dalla fame e da inverni mai così rigidi che si prolungano fino a primavera inoltrata. Anche la pioggia sembra non voler smettere mai. Campagne allagate e i prezzi dei cereali, quando e se si trovano, cresciuti del 300%. Alla fame, nei primi mesi del 1817, si aggiungono un'epidemia di vaiolo e di tifo. Sui 17.000 abitanti di Udine ne muoiono 2.000. Molti sono mendicanti, che la mattina vengono trovati senza vita lungo le strade. Anni difficili, in cui convivono severe misure di ordine pubblico, come questo Imperial Regio Decreto, che impone l'allontanamento dei vagabondi questuanti, e la necessità di nutrire quella massa di disperati che preme sulla città. Pubblica elemosina ed interventi filantropici di privati tentano di arginare un'emergenza sempre più pesante. E l'idea, nata tra le mura di quell'oratorio dei Filippini che non esiste più, prende forma e si concretizza nell'aprile del 1816 con una casa per le derelitte. Bambine, orfane, creature abbandonate, che nello stesso luogo dove ora sorge il Collegio Udinese della Provvidenza, vengono accolte e che dal 1822 verrà diretta da padre Carlo Filaferro. Accanto a lui il più giovane dei fratelli, Luigi, che nel Duomo di Udine, il 31 marzo del 1827, viene ordinato sacerdote, scegliendo poi di vestire anch'egli l'abito dei Filippini. Nella piccola casa si occupano delle bambine due maestre d'ago, di forbici e di faccende domestiche, Santa Marpillero di Venzone e Margherita Gaspardis di Sevegliano, che sarà poi la prima superiora delle Suore della Provvidenza.
e una vita finalmente serena, dove tanti, come testimoniano questi antichi strumenti musicali, conservati ancora oggi nella casa, sono i momenti felici e di gioco per creature che nessuno vuole, in una società rigidamente strutturata che non accoglie chi per nascita e censo non rientra nelle regole dei benpensanti. Per padre Luigi non è così. La carità va chiesta, cercata, giorno dopo giorno, senza curarsi di regole non scritte, delle voci di una città imbarazzata che mormora su quel prete che bussa ai portoni di case e palazzi e chiede, stende la mano per le bambine che aspettano e che sempre più numerose la casa accoglie. Certo, padre Luigi sfidò il perbenismo del suo tempo e non ebbe timore ad allungare la mano e ricevere anche qualche schiaffo pur di raggiungere il risultato di aiutare le ragazzine orfani o abbandonate. Ma quel che più balza all'evidenza nell'Ottocento di padre Luigi è il suo modo di praticare la carità, che è stato un modo professionale, dovremmo dire oggi. Un modo che escludeva l'elemosina, lo stile elemosina, e invece impiantava una carità che desse dei frutti duraturi. Così lui volle che le sue suore, che si dedicavano sia alle ragazzine, all'educazione, sia all'assistenza ospedaliera generica o per i sordomuti o per gli ammalati psichici, lui riteneva che dovessero essere professionalmente preparate e che dunque dovessero apprendere i diversi linguaggi e modi tecnici precisi perché la carità durasse nel tempo. E padre Luigi continua. Tende la mano in città e lungo le strade di campagna su di un carro che la gente impara a riconoscere. E i registri della casa si allungano nei resoconti di quanto quella carità cercata offre alle bambine. Carità e provvidenza, cardini sui quali padre Luigi inizia un'altra impresa, la costruzione di una casa più grande, che possa accogliere le bambine sempre più numerose e le maestre per un'esperienza di vita religiosa che tocca da vicino la fame e la povertà e che fa nascere una nuova congregazione dove il numero delle vocazioni è sempre più alto. E anche qui, padre Luigi non segue le regole. Tra le mura della casa entrano giovani donne, spesso di umili origini, che padre Luigi chiama e che già conoscono il lavoro di un quotidiano fatto di sacrificio e rinunce e lo offrono alle bambine e ai tanti poveri della città. Perché la casa è sempre più aperta ai bisogni degli altri e padre Luigi vuole per le suore della provvidenza un apostolato attivo e una preparazione attenta nella ricerca di una professionalità che le accompagni nella loro esperienza di vita e che riesca ad educare e a formare le bambine della casa a cui padre Luigi vuole si insegni anche a leggere, scrivere, far di conto.
Potremmo definire padre Luigi un profeta della questione femminile, soprattutto in un secolo in cui la donna, la più povera, era in posizione subalterna e marginale. Padre Luigi, un prete controcorrente che ha voluto per le sue assistite, soprattutto per le sue suore, lavorare in tre direzioni. Intanto far prendere coscienza alle donne della loro dignità su un fondamento teologico che Dio ama tutti e tutti sono uguali per lui. Secondo, far prendere coscienza della opportunità, comunque della necessità di una professionalizzazione, di una istruzione per spendersi nel mondo. E terzo, quello di contribuire alla costruzione di una società con il proprio genio femminile, in quanto donne, quindi spendersi per la propria promozione, per la propria liberazione. La giovane congregazione delle Suore della Provvidenza viene costituita nel dicembre del 1845. L'autorizzazione pontificia arriverà poi nel 1862. 15 suore vestono l'abito e accettano l'osservanza delle regole di povertà, castità e obbedienza. E la missione continua e si allarga. Padre Luigi acquista un podere ad Orzano, dove mandare le bambine durante l'estate e coltivare la terra per le necessità di una comunità che diventa sempre più grande. Un legame profondo unisce Padre Luigi a quella casa, a quella terra, a quel piccolo paese, dove nel 1853 aprirà anche una scuola. Ma non basta ancora. Portogruaro, Cormons, Primiero, Tesero, Trento, Pergine, Rovigno, San Vito al Tagliamento, Roncegno saranno gli altri tasselli che andranno a comporre quel misterioso disegno che la Provvidenza prepara per Padre Luigi e per le sue suore. Asili, scuole popolari, oratori festivi, case per ammalati, istituti per rieducare. La carità si moltiplica. La scelta per i più poveri è compiuta da tempo e nulla più che un atto formale diventa la donazione di tutto ciò che Padre Luigi possiede alla congregazione. Così scriverà in una lettera del 1879 alla Superiore del Tempo. Ora il tutto è di assoluta proprietà loro, per cui ella disponga a suo piacere di ogni cosa. Voglia levare ogni segno che si trova nelle cose che un giorno erano mie e metterle nelle cose comuni della religiosa loro comunità. Delle nuove fondazioni, l'anima è Padre Luigi. Lui, testimonia un documento raccolto nel Summarium per il processo di beatificazione, trattava, lui scriveva, lui viaggiava. Qualunque fossero le sofferenze o le intemperie, lui qua e là, senza che nulla lo intimorisse, con l'energia di un giovane e l'assennatezza di un vecchio. Provvedeva a tutto e per tutti, e non v'era opera pia di carità, di manifestazione di fede, alla quale non volesse partecipare. Non c'era lacrima che non volesse asciugare, o male a cui, potendolo, non avesse cercato di porre rimedio. Tanto più rapido è lo sviluppo della comunità, tanto più intensa è la vita interiore di Padre Luigi, che strumenti di penitenza come questi raccontano, in quella ricerca continua dell'umiltà, di un'ascesi mistica che nel silenzio nascosto e nella solitudine mortifica la carne. La congregazione delle Suore della Provvidenza si allarga sempre di più, mentre anni e vicende storiche passano sullo sfondo della lunga vita di Padre Luigi, che lentamente si avvicina all'ultimo atto.
All'inizio del 1884 le sue condizioni di salute peggiorano e i medici diagnosticano una forma grave di dermatite che provoca dolorose ulcerazioni in tutto il corpo. Nella casa le preghiere sono tutte per lui. Bonum mihi domine qui umiliasti me. Ti ringrazio, Signore, perché mi hai umiliato. I dolori sono lancinanti. Ferito nel corpo, padre Luigi continua nel suo lavoro. Troppe faccende da sbrigare, dirà quando ormai non può più alzarsi dal letto, per dare così tanta importanza ad una malattiucola come questa. Le forze diminuiscono rapidamente. Il respiro si riduce ad un soffio difficile e il 3 aprile del 1884 l'anima del servo buono e fedele si congiunge a Dio. Da subito una fama di santità circonda quell'umile prete, sepolto nella amata Orzano. E da subito cominciano a circolare notizie di guarigioni fisiche inspiegabili, di grazie ricevute per la sua intercessione, di eventi miracolosi di cui la Chiesa inizia ad occuparsi. Luigi Scrosoppi, un santo fra la nostra gente, un santo in casa nostra. Quando era ancora vivo di Luigi Scrosoppi, la gente percepiva un'attitudine, una vita, un modo di essere che partecipava della stessa natura di Dio, cioè di quella carità che un uomo accoglie quando discende nella sua storia accompagnato dalla fede in Cristo e con una speranza che lo porta a curvarsi sul suo simile, sui bisogni del suo simile. La santità di Luigi Scrosoppi è stata riconosciuta, certo, con un processo canonico che è iniziato circa 50 anni dopo la sua morte, ma la santità si è manifestata con dei segni concreti che attraverso la sua intercessione Dio ha concesso a dei bambini, a degli uomini, i segni prodigiosi con cui Rocco Sartorelli, siamo nel 1936, guarì da una osteomielite, Siro Marizzoli nel 1942 guarì inaspettatamente da una encefalite gravissima e l'ultimo, l'africano dello Zambia, Peter Chungu Shitima, nel 1996 vide che la sua polineurite periferica, cioè una patologia dell'AIDS in fase terminale, era risanata inaspettatamente grazie all'intercessione, alla preghiera rivolta a Dio attraverso Luigi Scrosoppi. Un santo tra noi, un santo vive e continua a vivere perché Dio è il vivente e attraverso di lui l'opera di Dio, che è il beneficare l'uomo, si manifesta attraverso quelli che sono gli amici di Dio, quelli che hanno vissuto in intimità con Lui attraverso la fede in Gesù Cristo. Uno di questi è appunto Luigi Scrosoppi. Autoritate, Domini nostri, Gesù Cristo, beato apostolorum Petri et Pauli, agnosti, natura, matura deliberazione prehabita e divina ope sepius implorata, ad de plurimorum fratrum nostrorum consilia. Beatos Aloysium Scrosoppi. Ac sanctorum cataloga scribimus, statuentes eos, universa ecclesia, inter sanctos, pia devotione, recoli dever, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
L'opera di Padre Luigi continua e ancora fili sottili e di un mistero soprannaturale legano la sua esistenza a quella di un'umanità sofferente e ancora intrecciano la vita di San Luigi Scrosoppi a quella di altre creature di Dio nel dolore. Un dolore che attraversa il tempo e in lui e nell'impegno delle sue suore, in Italia e all'estero, dal Brasile all'Uruguay, Africa, India, Bolivia, Moldavia e Romania, oggi come allora, trova conforto e testimonianza. Perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano né filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai di più per voi? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.